Calotti, era un grandissimo gol! Numero! Mamma che gol! Di primo tempo tra la principessa e la New Generation, risultato di 2-2, partita in equilibrio. Criscuolo, primo tempo che vede sul risultato di 2-2, partita in equilibrio. Bella partita, state giocando veramente molto bene entrambi, cosa mi dici? È una bella partita, penso che alla fine decideranno gli episodi, non la bravura le due squadre, che tutti e due siamo entrati in campo convinti per andare a vincere. Complimenti alla squadra avversaria, sta giocando bene, noi un attimo sottotono dietro, cercheremo di vincere comunque. Quindi cosa c'è da migliorare? È un attimo in fase realizzativa, davanti stanno troppo fermi, sembra che si nascondono dietro i difensori. Ma comunque cerchiamo di vincere a priori da loro, a priori da tutto, cerchiamo di portarla a casa. Va bene, ringraziamo Criscuolo. Ora andiamo. Iabboni! Non dare segreti, Italo, non dare segreti. Iabboni, in primo tempo che vede sui storie di 2-2, state giocando veramente molto bene, siete passati in vantaggio, poi vi siete fatti recuperare. Cosa mi dici? Ti dico che come al solito subiamo dei gol che non si dovrebbero subire, abbiamo subito un gol in contropiede e un altro sul calcio d'angolo. Quindi nel secondo tempo dobbiamo aggiustare un po' la difesa. Sì, dobbiamo stare un po' più attenti dietro perché comunque giochiamo tutti quanti troppo avanti. Va bene, se vi ringraziamo gli Abuni, ora possiamo dare inizio al secondo tempo tra New G e la Principessa. Un saluto da Boateng. New Generation e Principessa, quarti di finale Super Cup. Finita 4-3 per la New Generation, migliore in campo Sorrentini, grandissimo ritorno con una doppietta e con il migliore della Principessa Natale, per lui due gol e un assist per il compagno. Una buona partita per voi oggi, uscite a testa alta dal torneo, però c'è sempre qualcosa da recriminare. Abbiamo fatto dire che non sempre se si gioca a calcio si vince, perché abbiamo giocato a calcio noi, rispetto degli altri che secondo me si sono solo chiusi e hanno trovato il gol chissà come. Quindi ci si sta molto rammarico perché abbiamo giocato nettamente meglio e è andata male. Quindi comunque possiamo dire che questa Principessa esce dal torneo, come vedete, a testa alta. Molto. Però comunque un rammarico c'è. Sì, vabbè, arrivederci. Ciao. Ciao. Andiamo da Sorrentini. Grandissimo ritorno con una doppietta. Subito una partita importante. Sì, no, grande partita. Poi anche se l'avversario ha detto che ci siamo chiusi e abbiamo trovato il gol a fortuna, io penso che... No, a fortuna no. No, però io penso che ha detto chissà come. Dico che la bravura di una squadra si vede anche in questi momenti, quando si viene risaltato l'abilità della squadra e non dei singoli. Abbiamo giocato una grande partita compatti dietro, siamo riusciti a ripartire. Forse come l'unica sappiamo. Pecca vostra è un po' nervosi. No, la partita si è nervosita. Forse ci voleva qualche cartellino in più, ma io non, secondo me l'arbitraggio è stato impeccabile. Qualche brutto episodio, però purtroppo quando giochiamo a calcio si sa, l'animo si riscalda sempre, è normale. Comunque una grande partita e vorrei dare un ringraziamento a Criscuolo, che ha fatto ancora una partita fantastica, una grande prestazione. Comunque bravi tutti, cioè, adesso ora le semifinali, una tra Boca e Lombarda. Sono le due squadre che ci hanno battuto, le uniche due squadre che ci hanno battuto nel girone, quindi sarebbe un motivo per riprenderci, per rifarci contro una delle due. Quindi vogliamo dedicare a qualcuno questa importantissima No, vittoria. Penso che vabbè, oltre alla dedica a Fabrizio Romano, che ha sempre creduto in me, grande Fabrizio, che non viene più a vedere partite, però, e anche alla squadra sempre un saluto. Ok, bocca al lupo, ciao ragazzi.